Andiamoci a degustare il Barolo e il Boca. Allora, abbiamo detto 2010, annata grandissima. L'annata grandissima cosa vuol dire? Vuol dire che si può arrivare ad avere grande frutto maturo, quindi una buona concentrazione, buon grado alcolico ma non elevato, e si può portare sotto il tannino a maturazione. Il tannino a maturazione, come il Nebbiolo, vuol dire che sia un vino ricco, strutturato, che magari da giovane è un po' scontroso ma che garantisce una grande longevità. Però da giovane sono vini come questo che hanno un naso straordinario, cioè questo per esempio Diego Conterno è un buon produttore, però non ha mai fatto vini, diciamo, memorabili. Questo, e ci auguriamo che ne vengano altri così, è veramente un vino, è un Barolo straordinario, cioè di quelli veramente fra i migliori che si ricordino, in parte grazie all'annata, in parte magari appunto ovviamente c'è sempre la mano dell'uomo. Però vi dicevo, è proprio classicissimo Barolo, addirittura proprio specifico della zona di Monforte, quindi tanta rosa, tanta mineralità, tanta spezzatura, c'è questa nota quasi di cardamomo, c'è questa nota molto balsamica, il timo, la menta, ci sono anche qui note tabacco, liquirizia, però c'è anche un fruttato bellissimo, fresco, il lampone, la fragola, si sente che ha preso molto sole, si sente anche che non è né uva cotta, né, cioè veramente un naso incredibile. In bocca ci dispiace un po' berlo, perché sentite come che veramente all'inizio entra benissimo, piacevole, però poi c'ha questo tannino che con la ciccia va benissimo, però da solo si sente che c'ha bisogno un po' di bottiglia. Però le grandi annate non è mai, come dicono in Francia, la giovinezza non è mai un difetto, quindi in realtà si può lamentare che forse l'evoluzione, però in realtà le grandi annate sono buone anche da giovani, cioè si capisce subito, e in certe circostanze di abbinamento non è un peccato aprirle, cioè in questo caso direi questa bottiglia è vero che da 5 anni sicuramente migliora, questo tannino diventa ancora più complesso, i profumi, però secondo me stasera con questo abbinamento è un bel godere, insomma, quindi non è, non si dice sempre sì lo compro, lascio lì, poi chi serva serva al gatto, no? Magari lo beve lui, magari si allontana e il figliolo, ah posso aprire una bottiglia, ho fatto questa, o ci fanno, deve sfumare lo stracotto, ma è peposo. Ecco, siamo attenti, ecco, le bottiglie, bene, io non sono per invecchiare, tanto se volete una bottiglia di qualche anno andate a un'asta, tirate fuori dei soldi e la comprate, insomma, fa qualche anno. Quindi non, se comprate belle bottiglie non le lasciate lì chissà quanto, insomma, so che voi vi fidate e le bevete tutte, però insomma, dovesse capitare la tentazione, non vi sentite in colpa se le avete tirate il collo troppo perso. Quindi questo è veramente un esempio di un'annata grande del Barolo. Annate, la 2010 la potete lasciare in cantina quanto volete, ma è talmente grande che si lascia bere anche oggi, quindi questo è già un bellissimo complimento.